Faccio una breve meditazione su questa parola perché è molto potente, molto bella. Questo testo, noi ringraziamo Dio continuamente perché avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma com'è veramente quale parola di Dio che opera in voi che credete. Vedete che, ecco, è un testo che è tratto dalla prima ai Tessalonicesi capitolo 2. Molto bello questo testo, perché il pericolo, vedete, sapete qual è? È che noi, ecco, di fronte alla parola di Dio, non la accogliamo come parola di Dio, ma come parola di uomini. La parola di Dio, vedete, anche quando noi facciamo la liturgia, quando noi preghiamo con la liturgia delle ore, dobbiamo renderci conto che quelle preghiere che noi facciamo sono preghiere che appunto sono ispirate, è parola di Dio, sono ispirate da Dio, sono testi ispirati. Dio opera attraverso questi testi. Vedete, la parola di Dio ha una potenza straordinaria, è parola di colui che è più reale di tutto, eh? Dio è più reale di tutto, quindi la parola di Dio ha una potenza straordinaria, perciò la Chiesa, vedete, ci invita a pregare con la parola di Dio, a meditare la parola di Dio, perché la parola di Dio ha una potenza straordinaria. Ovviamente la dobbiamo accogliere come parola di Dio, che significa proprio con quella adorazione profonda a Dio. Quando noi, vedete, ascoltiamo la parola di Dio, dovremmo stare in ginocchio, dovremmo stare prostrati, dovremmo stare soprattutto in ginocchio e prostrati con l'anima, sottomessi completamente a Dio. Quando il Signore ci parla della croce, cari fratelli, dobbiamo stare sottomessi, accogliere quella parola come parola di Dio. La parola sulla croce è parola di Dio, cari fratelli. La dobbiamo accogliere come la verità purissima che viene da Dio. Parola di Dio, parola della verità assoluta. Quindi è così, bisogna fare così e basta. Dobbiamo prendere poi da Dio la forza per vivere questa parola. Però dobbiamo appunto credere fermamente che è parola che viene da Dio, è la verità assoluta, cari fratelli. Dobbiamo avere proprio, ecco, proprio questa profonda fede. E vedete che questo, ecco, ci riporta un problema dei nostri tempi. Nei nostri tempi noi ci troviamo a combattere tante volte con la incredulità. E la incredulità, vedete, non ci fa accogliere la parola di Dio come verità assoluta, come verità con la V maiuscola, ma ce la fa accogliere certamente o ce la fa accogliere un po' oppure non ce la fa accogliere per niente, come capita, no? Nelle persone che dicono: ma no, questi se ne sono inventati i preti, queste cose, non ci credete. Vedete invece come il Signore vuole che la sua parola sia accolta con quella umiltà. Signore, vedete, quando ci dice non devi fare questo, non devi fare quell'altro, ti devi santificare, ecco, il Signore ce lo dice, è la verità, cari fratelli, è la verità. Dobbiamo accogliere questa verità, sottometterci, vivere proprio per attuare la parola di Dio, farci guidare sempre da Dio. Vedete, cari fratelli, la parola di Dio deve essere veramente accolta da noi proprio come la verità che viene da Dio. La parola di Dio, vedete, deve guidare la nostra vita. Quali sono le parole che guidano la tua vita? Perché attenzione bene, se ci sono altre parole che guidano la nostra vita, che non sono la parola di Dio, vuol dire che noi siamo idolatri in qualche modo, eh? Vedete che tante volte la gente non si rende conto, no? La gente dice: ma io sono ateo. Attenzione bene, non esistono atei. Ve l'ho detto tante volte, no? Esistono gli idolatri. La parola di, vedete, il Signore ci guida attraverso la parola.
Quando sei un credente, ecco, nella verità di Cristo, tu ascolti la parola di Dio e vivi nella parola di Dio. L'idolatra invece vive seguendo non la parola di Dio, ma una parola di uomini. Segue quella parola. Vedete, l'adorazione, adorare non significa soltanto inginocchiarsi davanti a qualche cosa. Adorare significa seguire qualche cosa, perché la vera adorazione è la sottomissione totale a qualche cosa per seguirla. Cioè l'adorazione non è soltanto inginocchiarsi, eh? Adorazione è seguire qualche cosa, proprio come quella cosa, appunto, come quell'insegnamento che deve guidare la tua vita. Il vero credente è guidato da che cosa? Dalla parola di Dio. L'idolatra è guidato dalla parola umana. Vedete, l'idolatra sostituisce a Dio e alla sua parola, sostituisce una creatura con la sua parola, il suo insegnamento. A volte noi siamo idolatri di noi stessi, della nostra intelligenza, ci lasciamo guidare dalla nostra intelligenza semplicemente. E facciamo appunto una specie di idolatria di noi stessi, ci lasciamo guidare da noi stessi invece che lasciarci guidare da Dio. Vedete, un'idolatria. Tu hai sostituito il vero Dio che ti deve guidare, l'hai sostituito con te stesso. Oppure altri seguono altre cose. Quando, per esempio, no, pensate queste ideologie che guidano tante persone, sono idolatria, perché queste persone invece che farsi guidare dalla parola di Dio, si fanno guidare dalla parola dell'uomo. Vedete, la parola dell'uomo e l'uomo praticamente hanno sostituito Dio e la sua parola. Vedete, cari fratelli, invece noi dobbiamo lasciarci guidare da Dio, la parola di Dio. E vedete, questo significa ovviamente che la parola di Dio che ci deve guidare va interpretata, La parola di Dio va interpretata dalla Chiesa, noi ci dobbiamo far guidare dalla Chiesa. Il Signore vuole che noi interpretiamo la parola di Dio e ci facciamo guidare dalla parola di Dio, ma attraverso la Chiesa che ci interpreta la parola di Dio. Perché Gesù, vi ricordate che dice nel Vangelo, no? Chi ascolta voi, ascolta me. Gesù ha donato a noi la Chiesa perché la Chiesa ci deve illuminare, ci deve far conoscere in profondità la parola di Dio, perché la parola di Dio va interpretata. Allora noi dobbiamo lasciarci guidare dalla Chiesa, dobbiamo lasciarci guidare umilmente dalla Chiesa, cari fratelli, con grande umiltà, attraverso i suoi ministri, attraverso il Papa, i Vescovi, eccetera. Ci dobbiamo far guidare dal Signore, attraverso il Papa, i Vescovi, eccetera. E ovviamente il Papa, i Vescovi e tutti ci devono dare la parola del Signore, perché ovviamente se vanno contro la parola del Signore non possiamo lasciarci guidare da loro, quando è evidente che questo si verifichi, no? Capite? Allora, vedete, questo ci deve veramente aiutare. E vedete, Gesù si è lasciato guidare proprio dal Padre, attraverso evidentemente proprio Gesù si faceva guidare dal Padre che lo illuminava. La Madonna si è fatta guidare in maniera piena, ecco, da Dio, in maniera piena da Dio, si è lasciata proprio guidare da Dio, cari fratelli. Anche noi dobbiamo lasciarci guidare proprio integralmente da Dio e dobbiamo chiedere a Dio questa grande docilità. E vedete che, guardate, lasciarsi guidare da Dio significa, appunto, come vi ho detto, lasciarsi guidare dalla Chiesa, significa lasciarci guidare, ecco, da Dio attraverso la Chiesa, da Dio attraverso il Padre spirituale, da Dio attraverso il confessore. Ecco, ovviamente, a meno che non sia evidente che non ci dicono la parola di Dio, no? Oppure, ecco, evidentemente. Noi dobbiamo lasciarci guidare appunto, come dico, dalla Chiesa, da queste figure. Ovviamente le dobbiamo scegliere sempre nel Signore, no? Dobbiamo scegliere, ecco, il Padre spirituale sempre nella luce di Dio. Dobbiamo avere un confessore stabile che dobbiamo evidentemente scegliere come una persona evidentemente esperta che ci guida nella verità. E poi ci dobbiamo lasciare guidare appunto da Dio attraverso di loro con grande docilità.
E poi vedete, cari fratelli, dobbiamo lasciarci guidare da Dio anche quando ci offre le buone ispirazioni. Nelle buone ispirazioni ugualmente ci parla Dio. Dobbiamo lasciarci guidare da Lui. E cari fratelli, ovviamente non è facile questo, eh? Anzi, non soltanto non è facile, non soltanto non è facile ed è difficile, ma è umanamente impossibile. Ricordate che cosa disse Gesù agli apostoli? Impossibile agli uomini, ma tutto è possibile a Dio. Che significa che seguire il Signore, essere docili alla Sua parola, è impossibile a noi stessi, da soli, ma diventa possibile con l'aiuto di Dio. Perché vedete, il Signore, la Sua parola, ci porta a camminare sulla via della croce. E allora dobbiamo, vedete, pregare, dobbiamo chiedere a Dio l'aiuto, dobbiamo insistere nella supplica, dobbiamo credere che il Signore quando ci parla ci vuole far vivere questa parola. Quindi, vedete, dobbiamo ringraziare il Signore quando sentiamo la parola del Signore sia fuori di noi che dentro di noi. Quando abbiamo queste buone ispirazioni, dobbiamo ringraziare il Signore. Signore, grazie che mi vuoi far compiere questo bene. È difficile per me, è difficilissimo. Umanamente è impossibile, ma con te io posso andare avanti su questa strada, con te posso superare queste difficoltà. Cari fratelli, il Signore è infinitamente onnipotente, il Signore ha compiuto tanti miracoli e vuole compiere questo altro prodigio, cioè ci vuole donare di vivere nella sua parola, ci vuole donare la sapienza della croce per vivere sulla via della croce, cari fratelli. Signore ci vuole, lui che è infinitamente onnipotente, appunto ci dà di poter andare avanti su questa strada così difficile, così stretta, cari fratelli. Bene, allora dobbiamo ovviamente anche prendere i sacramenti, eh? I sacramenti, vedete, ci rendono sempre più docili, ci rendono sempre più forti per vivere la parola di Dio. Dobbiamo pregare incessantemente, perché la parola di Dio, vedete, ci porta su una via stretta, difficile, impegnativa, umanamente impossibile, ma con la preghiera incessante si apre la porta, si aprono queste porte che umanamente sono impossibili da aprirsi, ma Dio le apre. Avete presente quando gli israeliti, inseguiti dagli egiziani, si trovano di fronte il mare? Era finita umanamente per loro, vi ricordate? Ma Mosè stende la mano sul mare e il mare si apre. Non perché Mosè sia una specie di Dio, ma perché Dio operava attraverso Mosè. Il mare si apre. E così la nostra vita, cari fratelli, sotto la guida di Dio, ecco, attraverso, ecco, coloro che Dio si è scelti per guidarci, Dio ci permette di superare le situazioni più difficili, le situazioni impossibili. Si aprono quando noi, vedete, ci lasciamo guidare da Dio. Bene, allora ringraziamo il Signore per queste meraviglie di docilità che vuole compiere in noi. E sottolineo, chiedete, chiediamo al Signore di essere docili, perché noi a causa del peccato originale e poi a causa tante volte di altri peccati, siamo tutti più o meno superbi, tutti più o meno disobbedienti, indocili. Dobbiamo pregare il Signore, Signore, cambia il mio cuore, rendimi tu docile perché io sono indocile, rendimi tu obbediente perché io sono disobbediente, rendimi tu santo perché io sono peccatore, rendimi tu umile perché io sono superbo, cari fratelli. Ecco, allora ringraziamo il Signore per queste grandi meraviglie che vuole compiere nella nostra vita e concludiamo chiedendo alla Madonna che interceda per noi dal cielo
proprio perché diventiamo totalmente, pienamente, perfettamente docili alla parola di Dio e l'accogliamo sempre meglio come verità assoluta, verità di Dio che non si inganna né ci vuole ingannare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,